A Verona c'è un centro di riferimento dedicato alla donna per dare delle risposte chiare e semplici in tema di tumori femminili sempre più frequenti. Abbiamo costruito un percorso che prende in carico le pazienti dall'inizio e le porta alla guarigione, la maggior parte, e poi anche le altre vengono comunque seguite. In secondo luogo, perché siamo partiti dall'anno scorso con un ambulatorio oncogenetico per tutte le pazienti che hanno dei tumori eredofamiliari e abbiamo visto che sono abbastanza frequenti nella popolazione, le stiamo seguendo dall'inizio sino alla comunicazione. Adesso vorremmo partire con e poi, cioè dopo seguire le pazienti, anzi le donne che hanno i geni mutati e che non sono malate e che vanno comunque poi seguite da qualcuno. E dovremmo essere noi che offre questa possibilità alle donne. Esatto, perché oggi noi facciamo questo speciale dedicato a quelle che non sono ancora pazienti, ma che potrebbero diventarlo in un futuro perché hanno dei fattori determinanti o una familiarità. Come vi ponete? Qual è il percorso da seguire? Allora, già le pazienti vengono studiate da un punto di vista oncogenetico e c'è un genetista ed una psicologa che fanno la loro attività, nel senso che selezionano le pazienti, le sottopongono a dei test ematici e da questi test viene fuori una positività, può venire fuori una positività alla possibilità che il tumore si sviluppi. Benissimo, da allora noi ci inseriamo e seguiremo le pazienti. Le donne meglio, perché ripeto, non sono pazienti, perché non sono malate, ma hanno solo la probabilità di ammalare, le seguiremo nel loro percorso, le seguiremo con i medici di base, le seguiremo anche con le associazioni femminili di volontariato, in particolare l'ANDOS. Stiamo costruendo il futuro nel favore di queste donne, in maniera che non si sentano assolutamente abbandonate. Perché io, donna in fascia, diciamo 30-50 anni, decido, scelgo di fare questi test che prima era possibile effettuare solo all'estero? Beh, queste donne di solito vengono perché hanno una grossa familiarità, magari hanno la madre, le sorelle che hanno avuto la sfortuna di avere una neoplasia e quindi si sottopongono a questi test e quindi giustamente vanno valutate per il rischio che hanno, anche perché ovviamente vanno poi sorvegliate nel futuro. La sorveglianza vuol dire avere un rapporto direttamente con un clinico in maniera che le sottoponga nei limiti previsti dagli studi mondiali ai controlli radiologici, ai controlli clinici, ai test di nuovo. Ecco, ha usato un giusto termine che è quello del rapporto, perché in questo percorso si viene accompagnati passo passo. Passo passo accompagnati non solo dai medici ma anche dagli infermieri. Abbiamo dei case manager, abbiamo l'ambulatorio che funziona molto bene, voi sapete che l'ambulatorio nostro funziona tutti i giorni della settimana, abbiamo un'organizzazione che è molto avviata, ormai è molto specifica e vediamo che i risultati ci sono perché abbiamo moltissime donne che affluiscono nel nostro centro. Tempi di attesa? I tempi di attesa ambulatoriali sono zero, i tempi di attesa operatori siamo passati da 35-40 giorni a 15-20 giorni, rientrando completamente nei parametri regionali. Quindi siamo ottimisti in questo. Abbiamo 5 sale chirurgiche la settimana, per cui riusciamo a soddisfare ampiamente tutte le necessità delle pazienti. Oggi sono anche dei gruppi di donne, delle associazioni. Sì, il nostro rapporto con le associazioni femminili è molto stretto, in particolare con l'ANDOS che ha fatto una convenzione con l'ospedale. Sono pazienti che noi abbiamo operato e che seguiamo poi nel post-operatorio e nel loro iter clinico e le associazioni femminili ci aiutano moltissimo in questo perché noi soddisfiamo tutte le loro esigenze, ma loro ci aiutano ad avere un rapporto molto diretto con le donne. Perché sono donne che sono state pazienti. Sono donne che sono state, la maggior parte sono donne che sono state pazienti, ma ce ne sono anche altre che seguono il volontariato e quindi ci aiutano in questo sforzo che noi stiamo costruendo. Ecco, quando ci si ammala, il desiderio è naturalmente quello di arrivare in un centro di un certo tipo, è quello di sapere che c'è un percorso da effettuare, ma attraverso il quale si viene accompagnati passo passo, come abbiamo detto, ma è importante che la donna pensi già al futuro, a quello che potrà essere, a come sarà anche fisicamente dopo, perché questo ha delle implicazioni fortissime a livello psicologico e quindi anche su quello che è poi la
possibile o meno guarigione. Non c'è dubbio, noi da quando siamo arrivati qui, ormai è quasi un anno e qualche mese, abbiamo tentato e credo ci siamo riusciti proprio a creare un percorso che ci aiuti a vincere tutte queste domande e tutte queste esigenze delle donne. Il discorso estetico è sicuramente fondamentale, abbiamo fior fior di chirurghi plastici che ci aiutano, per cui non abbiamo problemi di nessun tipo. L'unico problema è solo cercare di attribuire a ciascuna donna quello che per lei è la soluzione migliore del problema. Dottor Lombardi, negli ultimi anni si parla tanto di chirurgia oncoplastica, che cosa significa, come operate in tal senso? Sì, la chirurgia oncoplastica è una chirurgia che oggi noi proponiamo alle pazienti garantendo la radicalità oncologica dell'intervento, che ovviamente è l'obiettivo primario, però si prende anche cura di fornire un risultato cosmetico, estetico, ottimale per la paziente, in modo di alterare il meno possibile l'immagine corporea della paziente. Ecco, all'interno di questa chirurgia oncoplastica hanno un ruolo fondamentale le tecniche ricostruttive innovative dopo mastectomia, che noi possiamo proporre grazie alla collaborazione che abbiamo con i nostri chirurghi plastici, per cui quando una paziente deve essere sottoposta ad una mastectomia, vuoi per le caratteristiche della malattia, vuoi anche per a volte un rapporto sfavorevole fra dimensione della lesione e dimensione del seno, magari una lesione di dimensione abbastanza voluminosa, in un seno piccolo. Ecco, in tutti questi casi ai quali proponiamo una mastectomia, noi facciamo una valutazione collegiale con il chirurgo plastico, il chirurgo senologo, e si propone, a seconda appunto delle caratteristiche della lesione e delle caratteristiche morfologiche della paziente, la ricostruzione migliore ideale per questa paziente. Oggi tendiamo, qualora è possibile, a ricostruire in maniera definitiva la paziente, appunto con protesi definitiva in sala operatoria, in modo che con un unico intervento abbia risolto i suoi problemi, non debba poi fare ripetuti interventi chirurgici. Questo è possibile utilizzando delle tecniche abbastanza innovative. Una di queste è la tecnica cosiddetta skin sparing, cioè una mastectomia in cui noi conserviamo tutta la cute che ricopre la ghiandola, trattandola in maniera molto delicata per non danneggiarla. Questo permette al chirurgo plastico di posizionare subito la protesi definitiva. In alcuni casi, che però stanno sempre crescendo di numero, noi siamo anche in grado di conservare il complesso areola-capezzolo, in modo che dopo l'intervento chirurgico l'aspetto estetico esterno del seno della paziente è sovrapponibile a quello che era prima dell'intervento, qualche volta addirittura migliore. Questi sono interventi fisici ma allo stesso tempo psicologici. Esatto, sì, l'obiettivo è quello appunto di non alterare l'immagine corporea, proprio per non aggiungere sulle spalle della paziente un ulteriore peso fisico e psicologico, oltre al peso appunto della malattia. Breast Unit rappresenta il significato della presa in carico dal primo momento, cioè dalla scoperta del problema, come ha spiegato il direttore, il professor Pollini, a volte anche da prima. La donna viene seguita qui in ogni tappa di tutte le attività sanitarie che dovrà svolgere. L'impianto è stato costruito come un backstage dove noi come professionisti sanitari in area infermieristica abbiamo tentato di ricreare un ambiente il più possibile favorevole, all'interno però non solo di regole ma anche di comunicazioni e di rapporti relazionali che dovevano essere tarati a misura delle donne che abbiamo di fronte. Sulla base dei vostri riscontri, cos'è che chiede in maggior misura la donna? Di che cosa ha bisogno? Quali sono le mancanze? Ovviamente, trattandosi di salute, la donna chiede di guarire. Ma all'interno di un percorso che è di guarigione o di remissione della malattia, la donna ci chiede umanizzazione, sensibilità e vicinanza. Non ci chiede di sostituirsi a lei, ma ci chiede di affiancarsi a lei. E con questa nostra Breast Unit le donne possono fidarsi ed affidarsi. Volendo quindi fornire qualche dato? Le pazienti che sono meritevoli di un trattamento IORT iniziano il loro percorso nell'ambulatorio Breast, dove è stato ricavato uno spazio dedicato ai colleghi della radioterapia che vedono la paziente e con noi condividono l'indicazione a questo tipo di trattamento.
Il secondo passo è quello della discussione al meeting multidisciplinare, dopodiché la paziente candidata a questo tipo di trattamento ha uno spazio dedicato in una sala operatoria dedicata che è la sala IORT. Questo modello organizzativo ci ha permesso di eseguire con il nuovo modello appunto della Brest ogni settimana uno o due pazienti all'intervento chirurgico conservativo con l'applicazione della radioterapia intraoperatoria, parziale ed esclusiva. Quest'anno siamo arrivati a sottoporre ad intervento chirurgico 50 pazienti con trattamento IORT. Questo percorso ha avuto dei risvolti, dei benefici di tipo assistenziale. Non dimentichiamo che qualsiasi indicazione deve rispettare degli indicatori che USOMAN, cioè la Società Europea di Senologia, ci richiede in merito anche al trattamento di tipo conservativo, ma soprattutto un risvolto di tipo organizzativo. Questo modello ci ha permesso di ridurre i tempi di attesa per questo tipo di pazienti. Oggi nella nostra struttura un intervento per IORT ha un tempo di attesa stimato di 17 giorni e anche per quanto riguarda la degenza, una degenza che è minima secondo il modello organizzativo della Week Surgery, le pazienti rimangono in ospedale 24 ore e questo ha risposto a delle esigenze locali, ma ha risposto anche alle linee guida e a quello che la regione e il sistema sanitario ci richiede. Allora, decisamente la scelta della WIC come ambito dove accogliere e dove quindi ricoverare i pazienti della Brest Unit è sicuramente il posto ideale. Perché il posto ideale? Innanzitutto perché sono pazienti con degenza breve e quindi come tale qui trovano un ambiente anche come contesto proprio di stanza che si confà al loro modo di seguire praticamente l'accoglienza. Allora noi abbiamo qui delle stanze a due letti con televisore e bagno, quindi già avendo una sistemazione di tipo di degenza ristretta e non più come diciamo circa 10 anni fa in cameroni senza bagno, questo rende anche la degenza che è così breve di sicuro con un impatto diverso anche per la psicologia della donna. La seconda cosa è il fatto che la WIC, essendo una degenza breve, dà il modo di elaborare velocemente il tempo di permanenza in ospedale. Il fatto di rendere e di far seguire anche sempre dagli stessi infermieri questa tipologia di pazienti, infermieri che sono stati addestrati, che sono stati un attimo perfezionati per quanto riguarda l'assistenza in ambito senologico dall'equipe del professor Pollini e della dottoressa Pellini, ha fatto in modo appunto che si creasse un ambiente ideale per questi pazienti. Abbiamo avuto modo di vedere un po' tutto il percorso con i miei collaboratori, la dottoressa Pellini, il dottor Davide Lombardi. Stiamo costruendo un gruppo anche con degli specializzandi che presto entreranno a pieno titolo nelle nostre equip. Con questo sistema abbiamo già operato più di 650 persone a oggi, quindi un dato molto significativo, e al di là del fatto che implica che a Verona la malattia ha una certa importanza, implica anche il fatto che è possibile oggi seguire queste pazienti e cercare di trattarle nel miglior modo possibile.